Salve a tutti, mercato sempre più combattuto. Ci sono alcuni dati che indicano che la situazione, prima o poi, dal punto di vista economico, visto i tassi così alti, rischia di degenerare dal punto di vista proprio degli utili da parte delle aziende, quindi sia macro, ma poi l'impatto sulla microeconomia sulle aziende. Ci sono poi altre indicazioni, altri fattori che appunto spingono gli investitori a rimandare l'arrivo della recessione eventuale e quindi a concentrarsi più sul presente e più sul fatto che effettivamente, essendo la recessione più lontana, magari le prossime trimestrali potrebbero non essere così negative. Quindi c'è una parte del mercato che sta analizzando più il presente che vive, diciamo così, il momento, e c'è una parte del mercato più focalizzata sul futuro che è preoccupata. E questa divergenza tra gli investitori, che un po' si è vista tra gennaio e febbraio, gennaio mese di grande euforia di soft landing e febbraio mese un po' più prudente da questo punto di vista, emerge in modo lampante anche guardando alcuni grafici, ed è questo che vorrei oggi farvi vedere, perché ci sono dei grafici appunto che mettono in risalto delle divergenze e uno dei due, delle due linee, probabilmente sta mentendo o comunque c'è nei grafici stessi la confusione. Il grande dibattito tra gli investitori, quelli più sul momento e quelli un po' più sul medio-lungo periodo, inteso 6-12 mesi, che magari preferiscono andare più con i piedi di piombo. Prima di partire, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo quasi a 10.000. È una bellissima notizia da questo punto di vista, ma il mio obiettivo è molto molto più alto, e a cliccare anche sul pollice di YouTube per favorire poi la diffusione di questi video dedicati all'educazione finanziaria grazie all'algoritmo di YouTube. Vi invito anche a leggere i miei articoli sul Sole 24 Ore, l'ultimo pubblicato proprio oggi mette in evidenza, ecco, questo tema. Ecco perché il balzo dei tassi delle obbligazioni, che sono ormai ai massimi dal 2008, è davvero, rischia di essere in prospettiva una minaccia per le borse. Questo è un altro tema da mettere sul piatto. Allo stesso tempo, per chi è interessato a capire cos'è il metaverso, ho realizzato l'ultima puntata del podcast che curo per il Sole 24 Ore, dedicato alle criptovalute, appunto cripto, proprio sul metaverso. Mentre la registravo, vi confido, mi sono convinto che il metaverso, che sembra così astratto, in realtà ci potrebbe davvero cambiare nei prossimi anni la vita, a partire dal fatto che andrà a impattare sul nostro modo di utilizzare lo smartphone. Tutti utilizziamo lo smartphone oggi in un certo modo. Il metaverso cambierà l'utilizzo dello smartphone e quindi di conseguenza andrà anche per chi è molto scettico in questa fase a cambiare le proprie abitudini. Vi invito ad ascoltare questa puntata dove un esperto, Lorenzo Capannari, ci spiega davvero tutto, come se fossimo davvero analfabeti sul tema, sul metaverso. Davvero, da questo punto di vista, molto molto interessante. Ma torniamo al tema del video di oggi, ovvero i grafici che bleffano, i grafici che indicano comunque che il mercato è davvero combattuto tra momentum di breve e analisi macro di medio respiro. Ecco, questo è un grafico pubblicato da Bloomberg che mette in evidenza, ecco, la curva invertita dei tassi reali a 10 anni negli Stati Uniti, che, come abbiamo più volte detto, sono in area 150 punti base, 1,5%, quindi sono positivi perché si calcolano andando a sottrarre l'inflazione attesa per i prossimi 10 anni, se si parla di tassi reali a 10 anni e non l'inflazione di quest'anno. Su questo punto,
Insisto, anche se c'è chi dice che va calcolata l'inflazione di quest'anno, ma non è giusto perché anche i rendimenti a 10 anni nominali sono essi stessi una proiezione sul futuro e quando si va a calcolare la proiezione reale va fatta sullo stesso piano, quindi proiezione dei nominali con proiezione dell'inflazione. Poi è chiaro che si tratta di un'inflazione attesa che probabilmente non sarà corrispondente a quello che oggi il mercato ipotizza, ma i mercati ragionano in questi termini, sempre andando a proiettare e quindi tassi nominali e tassi reali vanno visti in questo modo con le rispettive scadenze. Quindi siamo in ambiente positivo, quindi la curva è invertita. Perché appunto per ragioni grafiche, ma più scende questa linea nera, più i tassi reali sono positivi. Ecco, c'è una correlazione grafica anche molto bella da vedere, se notate, tra l'inversione della la curva invertita dei tassi reali a 10 anni e il rapporto prezzo-utili, price-earning ratio, uno dei rapporti più importanti utilizzati dagli operatori per cercare di capire se in un momento storico un indice è sopravvalutato, sottovalutato rispetto alle sue medie storiche, fatto salvo che poi comanda, lo abbiamo detto più volte, sempre la liquidità. Quando c'è un'abbondante liquidità sui mercati, i prezzi utili possono essere molto più generosi e spingersi, vedete come hanno fatto nel post-pandemia, addirittura sopra i 22, le 22 volte, quella linea. La linea azzurra. Adesso siamo a un prezzo utili, sempre linea azzurra, intorno alle 18 volte, però vedete che ci si è sganciati dal punto di vista proprio grafico, c'è la linea azzurra che raramente ha superato i tassi reali invertiti dal punto di vista grafico. Qui siamo sopra, c'è uno spread tra la linea azzurra e la linea nera. È uno spread che si è creato in modo importante anche in questa prima parte del 2023. Vedete, mentre i tassi reali salivano, scendevano in questa curva, il price earning di Wall Street si è portato addirittura sopra le 18 volte. Il price earning sostanzialmente sale quando salgono i prezzi e quindi questo è molto indicativo. Quindi Wall Street sostanzialmente si è un po' sbilanciata di ottimismo rispetto a questo grafico. Questo non significa che debba per forza di cose scendere, però è un'anomalia che chiaramente abbiamo già descritto anche perché i tassi reali ne abbiamo parlato in un altro video, sono silenziosi distruttori dell'economia, quindi in teoria dovrebbero erodere anche gli utili futuri delle aziende e quindi anche ridimensionare il price earning, però al momento nel breve c'è questa divergenza che volevo appunto mostrarvi. Un altro grafico interessante che è un po' simile a questo, se vogliamo, per tipologia di ragionamento, è quello che mette in evidenza la correlazione tra i TIPS, che sono l'ETF dei bond americani agganciati all'inflazione, e che in questo grafico sono rappresentati dalla linea blu, e il Nasdaq, l'andamento del Nasdaq, linea arancione. Quindi qui siamo nel puro confronto tra un indice obbligazionario, prezzi, non rendimenti, quindi vuol dire che quando scende i rendimenti salgono e per quanto riguarda invece il Nasdaq linea arancione. Vedete che anche qui c'è graficamente un andamento molto correlato e raramente la linea arancione si pone sopra quella blu. In questo caso ci si è posti sopra, quindi il Nasdaq è andato meglio nella prima parte, soprattutto a gennaio, vedete, mentre i bond legati all'inflazione venivano venduti, scendeva quindi il prezzo dei TIPS e veniva comprato Nasdaq e si è creata quindi una divergenza. Anche questa è una divergenza che indica proprio le due anime in questo momento del mercato, quella più aggressiva, quella più emotiva del mercato azionario, che magari vive più il momentum ed è scontenta del fatto che la recessione di fatti si è eventualmente spostata nel tempo,
e quella invece più prudente che è sintetizzata dal mercato obbligazionario che appunto non si fida del contesto macro e vede le obbligazioni essere vendute e i tassi riadeguati su livelli più alti, appunto proprio perché le banche centrali, tra l'altro, ce lo stanno ripetendo più volte. Quindi volevo far vedere questi due grafici, andando poi a commentarvi anche il momento difficile anche di analisi del mercato. Per esempio, oggi sono usciti i dati PMI per quanto riguarda l'Eurozona e abbiamo visto che a febbraio, sul lato della manifattura, i PMI hanno un po' deluso le attese, 48,5 rispetto a 48,8 atteso, e siamo lato manifattura in zona sotto i 50 punti che separano un ambiente di espansione da uno di contrazione. I PMI ci indicano quindi contrazione. Se invece ci spostiamo sulla componente dei servizi, quindi andiamo a prendere i PMI lato servizi, siamo sopra i 50 punti, quindi siamo in zona espansione e il dato di oggi relativo al mese di febbraio è risultato migliore delle attese, 53 rispetto a forecast, cioè a previsioni di 51. Quindi abbiamo una divergenza anche qui tra manifattura e servizi. E ricordo che i servizi sono la componente che preoccupa di più le banche centrali in termini di inflazione perché è la componente su cui potrebbe innescarsi più la spirale salariale e quando salgono i salari è il bollino finale al fatto che poi l'inflazione, i prezzi da un certo punto di vista non tornano più indietro, è il bollino finale della svalutazione, per così dire, della moneta. Quindi molto interessante anche quest'alta divergenza macro tra manifattura e servizi, proprio vista oggi sui dati real time. Tra l'altro, chiudo dal punto di vista dei dati perché è arrivato oggi sono arrivati i dati della Cina. Guardate, PMI manifatturiero si è riportato sopra i 50 punti a sorpresa. Rispetto alla zona precedente dei 49 che era di contrazione e anche i servizi, guardate da 48 a 52,9. Quindi da oggi di fatto la Cina ha confermato di essere è tornata in un ambiente macro di espansione, non di contrazione economica e questo è un dato che va messo sul piatto sia per quanto riguarda gli effetti che questo potrebbe avere sulle altre economie, gli effetti che potrebbe avere sulle materie prime, gli effetti stessi che potrebbe avere anche sull'inflazione da parte dei paesi occidentali, che comunque ricordo sono sempre focalizzati nella lotta all'inflazione, pur in un contesto in cui la recessione, le aspettative di recessione si vanno dilatando nel tempo, ma restano comunque sul piatto perché se i tassi vengono mantenuti più a lungo, là più in alto da parte delle banche centrali o ancora più alzati, è chiaro che qualche effetto prima o poi di deterioramento sulla domanda potrebbero andare ad averlo. Ed è proprio questo, il grande sfasamento temporale che stiamo vivendo in questo momento tra la percezione di una recessione che si allontana nel tempo, ma di fatti viene costruita con questi tassi sempre più alti, sempre più a lungo attesi, e invece il momento di riapertura della Cina, economie che tornano in espansione, e recessione che si allontana anche di fatti nell'Eurozona, sono usciti delle previsioni positive sull'Italia anche ci si attendeva una recessione, adesso non ce la si attende più. Quindi il momento è di espansione trimestralmente parlando. Se invece ampliamo l'orizzonte temporale, i macro investitori, i macro economisti considerano quasi impossibile l'ipotesi di scampare la recessione se i tassi resteranno a lungo ancora per più tempo nello scenario cosiddetto higher for longer, di cui ormai si parla anche nelle stanze operative. Però a livello di prezzi dei mercati finanziari sul momento c'è questa forte, forte divergenza, è anche per questo che è difficile orientarsi in questo momento sui mercati finanziari. Bene, è tutto, alla prossima.